Ragazze, eccomi finalmente tornata in un nuovo video. Non vedevo l'ora di registrare qualcosa di nuovo perché sono stata ferma un po' di tempo, non sono riuscita a registrare più nulla in questa settimana e quindi sono super carica oggi, sono veramente contentissima di essere tornata a registrare un nuovo video, anche perché se ci avete fatto caso non sono più riuscita in quest'ultimo mesetto a caricare due video a settimana oltre al video di The Sims la domenica. E mi dispiace tantissimo, ma non ho più il tempo, non sono riuscita a trovare tempo per poterlo fare. Comunque direi subito di partire perché ho un po' di pacchettini che mi sono arrivati in queste settimane da mostrarvi. Alcuni ve li ho già fatti vedere anche su Instagram Stories, altri invece ancora no. E direi di partire da Pixy Beauty. Questo pacco mi è arrivato ormai da 2-3 settimane. Come sempre arriva tutto contenuto all'interno della loro scatolina verde e all'interno ho trovato un bel po' di prodottini di make up. Alcuni li sto già utilizzando perché non sono riuscita a resistere, quindi ho già iniziato ad utilizzarli, altri invece li devo ancora provare, aspettavo di fare il video. Partiamo da questo prodotto per andare a rimuovere il trucco. Questo ad esempio non l'ho ancora provato. Si tratta di un prodotto 2 in 1. Da una parte abbiamo, allora vediamo se riesco a farvi vedere, da una parte c'è un olio di pulizia solido da applicare su tutto il viso per andare a rimuovere il make up e dall'altra parte invece nello step diciamo numero 2 c'è la crema da applicare sul viso, una crema idratante. Questo ancora non l'ho provato, mi incuriosisce parecchio, quindi già da stasera proverò questo prodotto 2 in 1. La parte che mi incuriosisce di più è sicuramente l'olio solido che serve per rimuovere il trucco. Lo proverò e sicuramente vi farò sapere come mi sono trovata. Tra l'altro questa confezione, non so se notate, è veramente gigante e ci sono all'interno 50 ml di prodotto, quindi mi durerà veramente un sacco di tempo. Solitamente per struccarmi utilizzo l'acqua micellare della Garnier, però questo prodotto veramente mi incuriosisce tanto. Un altro prodotto che ancora è confezionato è questo tonico, il Glow Tonic, il famosissimo tonico di Pixy Beauty. Questo in realtà l'ho già provato, utilizzato e terminato, perché in passato, qualche mese fa, mi avevano mandato già questo prodotto che ho appunto terminato, perché il tonico lo utilizzo tutte le sere nella mia skincare quotidiana dopo aver rimosso il trucco, dopo essermi struccata, e questo di Pixy Beauty ragazzi è veramente fantastico, mi piace molto, quindi se vi capita, se siete alla ricerca di un tonico, questo ve lo consiglio perché è veramente ottimo. All'interno di questo tonico, se vi può interessare, ci sono 100 ml di prodotto e a me è durato 2 mesetti comodi. Adesso invece passiamo ai prodotti di make up e parto da questo blush che ancora non ho utilizzato e che voglio provare adesso insieme a voi, perché non so se ci avete fatto caso, ma non indosso il blush proprio perché volevo provare questo. Mi incuriosisce parecchio, ero tentata di utilizzarlo in queste settimane, però alla fine ho preferito provarlo insieme a voi. Questo è il blush, si chiama Rome Rose e vediamo un po' com'è. È un blush leggermente satinato all'interno delle pearlescenze e lo vado ad applicare con questo pennello unicorno, diciamo, questo pennello tutto colorato che ho ricevuto un po' di settimane fa e che ancora non ho provato, quindi testiamo insieme due cose, pennello e blush. Ne vado a prelevare un pochettino, lo applico sulle guance. È un blush molto luminoso, non so se si riesce a vedere dalla videocamera, e anche il pennello non mi dispiace affatto, le setole sono morbide, non grattano il viso, non danno fastidio sul viso, perché mi è già capitato in passato di ricevere dei pennelli con le setole veramente scadenti e che sulla pelle poi erano fastidiose. Queste invece sono molto morbide e questo è il risultato. È un blush molto naturale sulla pelle, un blush rosato, dà proprio l'idea di guance leggermente arrossate, e questo tipo di blush, devo dire che mi piacciono molto queste colorazioni. Poi passiamo a due palette, ecco qua, queste le ho già utilizzate perché proprio mi incuriosivano tantissimo e le ho utilizzate più e più volte. E parto da questa palette di bronzer e illuminanti. La confezione, il pack, devo dire che mi piace molto. Ho già provato questi due bronzer
che tra l'altro sono quelli che sto indossando anche in questo video. Non faccio un contouring troppo definito, anche perché non è che sono proprio bravissima, però vado leggermente a scaldare l'incarnato e ho utilizzato questi due. Gli illuminanti invece li ho già provati tutti e tre, però voglio mostrarveli all'opera e vado ad indossare, visto che non avevo messo né il blush né l'illuminante, proprio perché volevo farveli vedere. Vado a mettere questo, il colore centrale, che è un color champagne, il classico color champagne, e vado a metterlo sulle guance. Guardate quanto è luminoso, e anche sulla punta del naso lo porto poi verso l'alto. E poi un altro punto dove mi piace andare a mettere l'illuminante è sotto l'arcata sopraccigliare. Questo forse tra tutti e tre gli illuminanti è il mio preferito, quello che utilizzo, che ho utilizzato di più. E voilà, questo è l'illuminante, questo centrale, applicato sul viso. Mi piace veramente tantissimo. Questa palette è veramente molto molto bella, fantastica. Poi ho ricevuto nel pacco, c'era una palette di ombretti, anche questi li ho già utilizzati perché ero veramente molto molto curiosa. Abbiamo sia dei colori scuri che colori leggermente più chiari. È comunque una palette di toni, una palette di nude, diciamo, colori comunque abbastanza naturali. Ci sono alcuni ombretti shimmer, altri opachi. Sugli occhi oggi indosso questo colore, che è un classico color caramello con una punta di rosa. Molto bello è anche questo, leggermente più aranciato. Questi li ho già utilizzati tantissimo, come anche questo come questo più chiaro shimmer, ok, ce l'ho fatta. Yeah! E comunque nel complesso è veramente una palette che mi è piaciuta molto. Gli ombretti sono belli scriventi, sono forse leggermente polverosi, ma comunque è una palette che mi sento di consigliarvi, e i colori sono veramente uno più bello dell'altro. Questi colori, specialmente adesso che arriva l'autunno, mi piace molto indossarli, quindi grazie mille Pixi per questo magnifico pacchettino. Ogni volta escono con delle chicche molto interessanti. Poi passo questo pacchettino di Benefit che mi è arrivato ieri mattina e che vi ho mostrato anche su Instagram Stories. All'interno c'era questo contouring in stick che non vedo l'ora di provare. Questi prodotti ancora non li ho utilizzati, ma mi incuriosiscono tantissimo. Questo è il pack, veramente bello, tutto dorato. Questo prodotto fa parte della linea Hoola e il prodotto è appunto uno stick in crema. E il colore sembra abbastanza scuro, proprio perfetto per andare a scolpire. Vediamolo qui com'è il colore. Ok, eccolo qua, molto bello, non vedo l'ora di provarlo. Poi all'interno c'era anche la terra, sempre di Hoola, Hoola Light. Anche questa non l'ho provata ancora, ma mi incuriosisce tantissimo. All'interno c'è il suo pennellino piccolino, eccolo qui. E la terra è questa. Sicuramente farò una ripresa più da vicino perché non so quanto si possa vedere. E poi l'ultimo prodotto che era contenuto all'interno di questo pacchettino è la novità entrata in casa Benefit, Govo Tint. Si tratta di un prodotto liquido in gel da applicare, che si può utilizzare sia sulle guance come blush, che anche sulle labbra come un rossettino, diciamo come tinta labbra, color ciliegia. Il colore è veramente molto acceso, infatti sono veramente curiosa di vederlo poi indossato. Questo è il pack realizzato sotto forma di smalto, diciamo, e guardate che colore pazzesco, è veramente un colore super intenso. Vediamo, ve lo faccio vedere qua. È modulabile e anche facilmente sfumabile, però questi prodotti dovete sfumarli abbastanza velocemente perché sennò vengono subito assorbiti dalla pelle e vi resta la macchia, quindi lo stendete poi subito con le dita, bisogna andare a sfumarlo. Ed ecco qua il colore, ho fatto una seconda passata
ed è veramente super super pigmentato. Non vedo l'ora di provarlo, mi incuriosisce di più questo prodotto utilizzato sulle guancia che non sulle labbra. Stavo dicendo, si è interrotta la videocamera di colpo, che anche il Belle Tint lo utilizzavo molto di più come blush che non come tinta labbra sulle labbra. Comunque lo proverò e sicuramente vi farò sapere come mi sono trovata, magari anche in un Get Ready With Me che da un po' di tempo che non ne registro uno. Fatemi sapere magari qua sotto nei commenti se vi piacerebbe vedere un Mi Preparo Con Voi / video ask, quindi rispondo alle vostre domande mentre mi trucco. È un'idea che ho da un po' di tempo ma che ancora non ho fatto, quindi fatemi sapere se vi può interessare, se vi può piacere. Poi passo a questo pacchettino che ho ricevuto qualche giorno fa e all'interno ho trovato questi due prodotti: il fondotinta di Clinique, fondotinta illuminante, che io ho scelto nella colorazione 70 vanilla. Inizialmente quando l'ho aperto mi sembrava leggermente troppo scuro per il mio incarnato. Poi l'ho provato e invece devo dire che la colorazione è perfetta. Questo lo applico con la Beauty Blender leggermente inumidita. Il fondotinta è veramente super illuminante. Tra l'altro lo sto indossando oggi in questo video. Non so se si nota che è un fondotinta molto luminoso, ma mi sta piacendo tantissimo. Ha una coprenza medio-bassa, però fortunatamente non ho grandi imperfezioni da coprire e quindi questo per me è perfetto. Prediligo, ormai lo sapete, i fondotinti illuminanti, comunque un viso luminoso, fresco, e questo fondotinta è veramente perfetto. Ha tra l'altro un SPF 15, quindi fantastico, e mi piace molto da quando l'ho ricevuto. Ormai sono 2-3 giorni che lo sto utilizzando e veramente molto molto buono come prodotto. Poi ho ricevuto questo prodotto di Estée Lauder. Si tratta di un siero da utilizzare prima di andare a dormire, tutte le sere dopo esservi struccate, ma prima di mettere la crema notte. È un siero rigenerante, serve per andare a diciamo attenuare le rughe, i segni dell'invecchiamento, dovrebbe rendere la pelle più luminosa, più giovane, più fresca, più splendente. Io lo sto utilizzando ormai, l'ho iniziato venerdì sera, quindi sono ormai 4 sere che lo sto utilizzando. Ora, grossi miglioramenti al momento non li ho visti perché l'ho appena iniziato, quindi vi farò sapere più avanti come mi sono trovata. Però dicono che sia un prodotto veramente top, quindi non vedo l'ora di scoprirne i risultati. È sicuramente un prodotto di fascia alta, all'interno ci sono 30 ml di prodotto, e se non ricordo male costa 99 euro, che è tantissimo per 30 ml di prodotto, e quindi proprio per questo le mie aspettative sono ancora più alte, perché è un prodotto così costoso, mi aspetto dei risultati veramente fantastici. Questo è il pack che trovo veramente molto elegante, raffinato, mi piace molto. L'erogatore è a contagocce, bisogna andare semplicemente a mettere qualche goccia sulla mano, andare a scaldarlo tra le mani il prodotto e poi ad applicarlo sul viso, e poi una volta asciutto si passa alla crema notte. Veramente sono curiosissima di sapere, di vedere i risultati sulla mia pelle. Poi passo all'ultimo pacchettino che mi è arrivato da Banggood un po' di settimane fa, ormai sono 3 settimane comode che ho questo pacco in camera e che ancora non ho svuotato, quindi direi che è arrivato il momento. Pesco random e vediamo un po' che cosa mi capita in mano. Allora, parto da questi patch per le occhiaie realizzati con il collagene. Questo è un pacco da 20 patch. Alcuni li ho già utilizzati, forse un paio. Sono veramente tantissimi. Non sono affatto male. Sono realizzati appunto con il collagene. Li tengo in posa circa 15-20 minuti. La sera prima di andare a dormire, o a volte la mattina, però preferisco utilizzarli la sera. Un pacco veramente gigante. Poi ho scelto, nel frattempo qua passano aerei, aeroplani, di tutto e di più, abito vicino all'aeroporto, e poi ho scelto questo set per rimuovere i punti neri naso di maialino. Questo l'avevo già acquistato su eBay l'estate scorsa, un pacchettino da 10 pezzi se non ricordo male, non mi dispiace. L'ho trovato anche su Banggood e quindi ho deciso di prenderlo. Il primo step serve per aprire i punti neri, il secondo step per rimuovere i punti neri e il terzo step per andare a, insomma, ad ammorbidire il naso, renderlo insomma più morbido e più pulito. Non sono affatto male, non fanno miracoli, però non mi dispiacciono come striscette rimuovi i punti neri.
Poi sono andata sulla categoria unghie e ho preso questa, non so come si chiamano, queste, non so il nome. Ho un vuoto totale, davvero non ricordo il nome di questo, non so proprio come chiamarlo. Comunque servono per andare ad applicare lo smalto, il gel, il semipermanente, per vedere la resa poi dell'unghia. E visto che ho un sacco di smalti, un sacco di semipermanenti, e non avevo, diciamo, l'espositore per vedere tutti i colori che possiedo, ho deciso di prenderlo e adesso andrò a mettere tutti i miei smalti sulle unghie. E, sì, non è necessario averlo, però così come sfizio ho deciso di prenderlo per mettere tutti i miei smalti, diciamo. Poi, sempre restando in tema unghie, ho scelto un po' di pennelli per applicare. In realtà questi non servono per applicare il gel, però si possono utilizzare anche per il semipermanente, perché ho deciso di farmi le unghie a casa per risparmiare qualche soldino. E ho appunto scelto due pennelli, uno azzurro e uno rosa. Sono fatti veramente benissimo all'interno, tra l'altro hanno anche le pietre colorate. E c'è appunto il pennello per andare a stendere il colore. Ho scelto questo, che è quello rosa è leggermente più grande, le setole sono più grandi, mentre invece quello azzurro è leggermente più piccolino. Poi, sempre restando in tema unghie, mi sono data alla pazza gioia. Ho preso questi dotter, da una parte appunto c'è il dotter e dall'altra parte invece ci sono le setole, anche qua per applicare gel semipermanente, per fare delle nail art di tutti i colori, rosa, arancio, verde, bianco e azzurro. E anche questi sono veramente curiosa di provarli, i pennelli, le setole sono un po' dure, sì sono un po' dure, forse devo bagnarle e lavarle perché sono secche, sono quasi lì tutte rigide, tutte secche, e questo sta... ha perso anche un peletto. Comunque ci sono di diverse grandezze e di diverse forme anche qui. Altri patch per gli occhi. Poi ho scelto questo pennello per andare ad applicare le maschere. Di solito utilizzo sempre le mani quando devo andare a fare una maschera in crema e non in tessuto. E ho detto no, mi scelgo un pennellino per andare ad applicare la maschera, così non vado a sporcare tutto, fare un casino. E quindi insomma ho scelto questo, non è niente di che, anche perché parecchie setole, parecchi peli ogni volta se ne vanno qua e là. Però vabbè, costava pochissimo, quindi può andare, però niente di che. Poi l'ultima cosa, ancora tema unghie, ho preso un altro set di pennelli, ce ne sono 3 e 3-6, anche questi per la nail art, trasparenti con all'interno i glitter, anche qua sicuramente faccio una ripresa più da vicino, anche qua ci sono diverse grandezze, diverse forme, e anche queste setole sono veramente rigidissime, spero che poi funzionino perché mi sembrano molto molto secche, molto dure. E poi l'ultima cosa che ho scelto su questo sito sono state le ciglia finte. Solitamente non le indosso, ma per praticità, perché non ho quasi mai tempo di star lì a mettermi le ciglia finte, anche perché non sono proprio agile, devo farci un po' la mano, però devo dire che poi indossate mi piacciono molto. Quindi ho scelto un po' di ciglia finte, queste ci sono 2, 4, 5 paia di ciglia finte, molto folte. Vi farò sapere come mi ci trovo, magari le indosserò e poi farò anche un video per farvi vedere l'effetto. E poi ho scelto queste due che invece sono uguali, anche qua 5 paia di ciglia per ogni pacchettino, anche queste sembrano veramente molto lunghe e insomma vi farò sapere anche di queste come mi sono trovata. Detto questo, vi ho mostrato tutte le cosine che ho ricevuto in queste ultime settimane, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così come sempre vi invito a mettere un bel pollice in su e mi raccomando ragazze, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i miei prossimi video e attivate anche la campanella se non volete perdere tutte le notifiche, quindi attivate la campanella e vi arriverà la notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Detto questo vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!